Due delle migliori espressioni del futsal pugliese sono oggi una di fronte all'altra per un derby che può dare uno slancio importante verso la seconda parte di stagione. Amici di Puglia 5, buon pomeriggio e benvenuti a Atletico Cassano, futsal Faggi Capurso da parte di Davide Menolascina. Un po' di campo anche per andare in uno contro uno, vediamo se è già caldo per la soluzione personale. Morais prova il tiro, respinge Di Ciolla con i piedi, smista a destra per De Mola. Gran combinazione ancora con Garofalo, De Mola può anche calciare da lì, va da Ferdinelli con la punta. Si muove Cutrinelli, la palla è per lui. Non può andare a calciare di prima intenzione, se la sposta poi sul mancino, respinta di Ciaula. Morais, solito duello uno contro uno con De Mola, cerca spazio per il destro, arriva al tiro, respinta di Ciaula, poi Alemão, palla fuori di poco, forse deviata. Alemão, palla di ritorno, un pelo larga, Cutrinelli ci arriva comunque, ha spazio anche per andare in porta, vola di Ciaula che mette in angolo verso Robertino Ferdinelli. Alza il pallone a cercare De Mola, palla è buona, De Mola carica il mancino, ancora Pellecchia, risponde. Quasi sulla tre quarti, attenzione ancora la combinazione De Mola, servito da Garofalo. De Mola prova il tiro e manda fuori incredibilmente. Accompagna l'azione Perri che cerca, poi arriva Alemão con la punta. Lui non sbaglia e la mette dentro, facendo 1-0 per il Cassano. Per coprire il passaggio verso Campagna, Leggero va con la punta in porta, si fa trovare pronto ancora Pellecchia. Ferdinelli non riesce a servire il suo compagno, allora è 2 contro 1, Cutrinelli ha tutto il campo per andare verso la porta e prende il palo interno. Può attaccare Lorusso, 2 contro 2, Lorusso va alla conclusione che non esce di tanto. Questo primo tempo, attenzione all'anticipo di Perri, buono, arriva anche a dare manforte ad Alemão che lo serve. E che parata di Ciaula. Morais invece va in diagonale da Alemão che torna da Cutrinelli. Ancora una volta Di Ciaula nega il 2-0. Ha risposto presente. Corner per Morais che va a cercare Alemão. Si allunga Di Ciaula. Si allunga però troppo la palla. Leggero in profondità per Garofalo che si gira. Va al tiro verso la porta e prende l'incrocio dei pali. Morais, Alemão e Cutrinelli insieme a Alessandro Pellecchia nel Cassano. Perri cerca subito la palla verso Cutrinelli. Ancora una super parata di Di Ciaula. Messo nuovamente fuori dal tacco di Alemão. Palla per Leggero. Conclusione dalla distanza. Pellecchia. Poi arriva De Mola che fa tap in e fa 1-1. Stavolta però Perri riesce ad anticipare, può anche distendersi in contropiede, 3 contro 2 per il Cassano, Perri centralmente, Cutrinelli dentro per Alemão che non riesce a girarla bene in porta. Ferdinelli attaccato da Perri, la palla rimane in campo, ci arriva l'argentino che carica poi il destro, colpisce Di Ciaula, allontana però centralmente, c'è Leggero che smista a sinistra per Ferdinelli che carica il mancino, gran parata di Pellecchia. 10 minuti nel corso della ripresa, tiro di Perri, esterno della rete, Dammacco si ferma, aspetta l'arrivo di un compagno, cerca con l'esterno Leggero che carica il sinistro, gran parata ancora di Pellecchia. Hector allarga per Perri, cerca la palla per Morais, è il tempo per calciare ancora Di Ciaula. Leggero apre a destra verso De Mola, cerca spazio per il mancino De Mola. Ultimi 5 minuti di gara che iniziano adesso, Cutrinelli a spazio centralmente, calcia Cutrinelli, esterno della rete anche per lui. Per Cutrinelli centralmente, vediamo se prova ancora una volta a partire, Cutrinelli prova la conclusione. Hector che prova a sfondare centralmente, due avversari, Hector prova la conclusione in diagonale, gran parata di Ciaula col piede. Riorganizzarsi, attenzione a Caio però che ha spazio per andare centralmente, Caio a sinistra per Perri, piattone, palla fuori. Decisivo l'intervento di Ciaula, Perri la alza ancora per Cutrinelli, fermato da Ferdinelli, attenzione perché la porta è vuota, calcia Ferdinelli, traversa e finisce qui la partita con quest'ultima emozione. Il Capurso sfiora il colpaccio, ma alla fine è 1-1 tra Atletico Cassano e Futsal Faggi Capurso.